Ciao, io sono Alice, ho 12 anni e sono una musicista. Il mio strumento è meraviglioso e un po' particolare, l'arpa. Com'è successo? Vi racconterò come è iniziata questa avventura e come mi sono innamorata della musica. Tutto è cominciato con un libro che se ne stava mezzo nascosto su uno scaffale quasi dimenticato della biblioteca. Sono sempre stata una bambina piuttosto silenziosa. Dopo la scuola, spesso passavo i pomeriggi da sola. Finiti i compiti, avevo tutto il tempo per cercare nuovi libri da leggere. Appena potevo, correvo in biblioteca. Un giorno sono finita nella sezione dei libri per grandi, sotto il cartello con scritto musica. Scorrendo i libri sconosciuti, ne trovai uno diverso dagli altri. Aveva la copertina rossa e sembrava molto vecchio. Si intitolava Memorie di un musicista. L'ho preso e sono corsa subito a casa per andare a leggerlo nel mio posto preferito, sotto il grande albero in mezzo al prato, dove si sentiva solo il canto delle cicale e dove nessuno mi avrebbe disturbata. Cominciai a leggere. In queste memorie voglio raccontare com'era il mondo che conoscevo prima che cambiasse per sempre. Sono un frate. Ho passato molto tempo viaggiando da una città all'altra nella terra in cui vivevo, il patriarcato di Aquileia. Il mio compito era diffondere un messaggio di speranza tra le persone e accendere il coraggio nel cuore di chi mi ascoltava. Il modo più bello di farlo, per me, era con la musica. Cantavo le parole più belle che riuscivo a scrivere, accompagnato dalla mia citola. Quando suonavo, si creava una bellissima magia. La musica riusciva a unire tutti i presenti e per un attimo eravamo pieni di gioia, al sicuro da tutto il male che ci stava circondando. Perché erano tempi terribili. La terra del Friuli era diventata un ghiotto bottino per i nostri vicini di casa, la Serenissima Repubblica di Venezia, che voleva espandersi sui nostri territori e prendere le nostre ricchezze. Tutti cercavamo di resistere come potevamo. Camminando per la splendida città di Aquileia, guardavo la nostra meravigliosa basilica, le strade, le case, le pietre. Volevo osservare per bene tutto quanto e non dimenticarmelo più. La musica può essere più potente del rumore di una battaglia. Una volta mi trovavo a Cividale. Mi sentivo molto triste e preoccupato. Volevo stare da solo e così mi sono rifugiato nel Duomo. Mi sono seduto davanti alla pala di Pellegrino II, che era stato un patriarca. Mi sono fermato ad osservare l'immagine della Madonna con in braccio Gesù e accanto gli arcangeli Michele e Gabriele. Mi sono sentito subito meglio, pieno di pace. E proprio in quel momento, nel grande Duomo, si diffuse un canto meraviglioso. Sembrava proprio che volesse dirmi di non abbattermi. Ciao.
c'era un posto dove andavo ogni volta che avevo bisogno di un po' di tranquillità, un posto tra le colline. Da lì pregavo per tutto il mondo, pregavo perché tornasse la pace, pregavo perché le persone diventassero migliori. Imbracciavo la citola e con le parole più dolci possibile immaginavo che la mia musica si diffondesse per tutta la campagna, in tutte le città, in ogni posto che avevo visitato e poi su, fino in cielo. Quel piccolo stato chiamato Patriarcato d'Aquileia era grande e importante una volta, quando era guidato dai migliori uomini dell'impero, da grandi patriarchi che hanno saputo essere uomini giusti e innovatori. Goffredo, Pellegrino II, Volchero, Bertoldo e più di tutti il beato Bertrando, che hanno fatto in modo che la vita migliorasse per tutti, che ci fosse cultura e che sono riusciti ad essere una guida per tutti. Eravamo tutti uniti sotto la stessa bandiera, un rettangolo azzurro come il cielo, dentro al quale un'aquila dorata apriva le sue ali. Chiaro che fossimo davvero in mezzo a una tremenda guerra con Venezia. I signori dei castelli stavano lottando con tutte le loro forze. Il popolo delle campagne faceva di tutto per resistere. Ma ormai era troppo tardi. Era arrivato il momento in cui anch'io dovevo fare la mia parte. Non avevo idea di come si impugnasse una spada, ma conoscevo la musica. Quella sì che la potevo salvare. Il priore dell'abbazia di Rosazzo mi diede uno strumento che non avevo mai visto prima e che arrivava da lontano, un'arpa. Avrei raggiunto un posto sicuro e messo in salvo tutti i libri e gli strumenti che fossi riuscito a portare con me. Trovai una cittadina in cui la guerra non sarebbe arrivata mai e lì aspettai, lontano dalla mia terra.
arrivavano solo brutte notizie. La gente non ce la faceva più. I signori dei castelli si arresero uno dopo l'altro e infine i veneziani arrivarono fino all'ultima città, Udine, e la conquistarono. Le terre del Friuli passarono alla Serenissima. Venezia ottenne ciò che voleva. Aquileia, Cividale, Rosazzo, il nostro piccolo grande stato, divenne un ricordo. Io non dimentico ciò che è stato. Questo strumento meraviglioso che ho portato con me sarà suonato ancora. Ha il suono più dolce che abbia mai sentito. Qui, dal mio posto sicuro, scrivo la mia storia perché tutti sappiano, perché tutti ricordino, perché il patrimonio che sono riuscito a salvare sia suonato di nuovo. A questo dedicherò la mia vita e a te, lettore, consegno il mio lavoro. Il libro tutto d'un fiato. Non ho potuto staccarmi neanche per un attimo da quello che stavo leggendo. Non riuscivo a credere che in un libro si potessero vivere storie come questa. Le città, la musica, i paesaggi, la guerra e le difficoltà, il coraggio di fare qualcosa di così semplice e così prezioso per tutta l'umanità. Anch'io dovevo fare qualcosa. Dovevo assolutamente scoprire che cosa fosse un'arpa e perché fosse così speciale. Poi, un giorno, ne ho vista una, lucente e grandiosa. L'ho toccata, ho provato a pizzicare le sue corde e finalmente ho capito. Da allora non ho più smesso di suonarla. Sento di avere un compito. Devo continuare il lavoro che qualcuno ha iniziato prima di me.